Buongiorno, iniziamo. Cenzi, Roma Radio. Buongiorno mister, come si riparte dopo una sconfitta per 7-1? Mettendo in campo una prestazione di altissimo livello, non solo fisica ma prima di tutto mentale, che è fondamentale specialmente in questo momento delicato. Vespasiani, Roma TV. Eccoci mister, con la sua destra, la sua destra. Parliamo del Milan perché sta facendo bene, perché è in ascesa ed è una squadra molto solida, ecco, che avversari ha studiato? Che il Milan 3 partite fa magari poteva essere nella stessa nostra situazione del momento, in difficoltà, e una settimana spesso fa cambiare tutto, i giudizi, le posizioni, i momenti positivi. Devo dire che ha fatto 2 ottime prestazioni in Coppa, giocando una partita più difensiva sì, ma nelle caratteristiche, nelle corde, questo modo di giocare. Non sarà una partita facile, una squadra sì organizzata che sta attraversando un buon momento. Mangiante, Sky Sport. La leadership, la personalità di De Rossi la conosciamo tutti. Le condizioni fisiche invece stanno salendo. A che punto è adesso, in questo momento? Ma prima di tutto mi auguro che possa dare una prestazione dal punto di vista della presenza, dell'aiuto generale, della capacità di stare in campo e di essere un po' il mister dentro la partita. Questo credo che per me sia molto importante in questo momento. E nello stesso tempo i dubbi sono realmente come sarà in partita fisicamente, perché non ha mai giocato. Per questo De Rossi in questo senso rimane un punto interrogativo, ma devo dire che si è allenato con maggiore costanza nell'ultimo periodo e ha dato delle risposte positive anche quando calciava, perché aveva fastidio inizialmente, dolore. Invece in questo momento riesce a fare un po' tutte le cose senza avere dolore. Credo questa già sia una base importante da cui ripartire. Queste partite con tanto l'esperienza, anche la leadership. Io le chiedo se è rimasto un po' deluso non dalla prestazione, dal nervosismo, dal rosso, da anche quello che dal litigio in campo con Cristante da parte di Dzeko, soprattutto in partite così in cui conta tanto, no, l'esperienza. E proprio per questo volevo sapere se ci ha parlato e se si aspetta domani ovviamente qualcosa di ben diverso. Ma credo che sia stata la parte più brutta di una sconfitta dolorosa, però Edin è stato il primo a chiedere scusa pubblicamente a tutta la squadra e di quello che è accaduto, perché è un giocatore di esperienza. Ma al di là di quello che si può dire sempre in giro, no? Uno che guadagna tanto, uno che guadagna quello nel calcio, siamo uomini. Ha avuto un atteggiamento sicuramente sbagliato che non deve più succedere, perché nelle difficoltà dobbiamo essere ancora più uniti. E quello che dispiace è che anche in una partita in cui sei sotto, diciamo che i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati quelli migliori della squadra, dopo aver preso il 4-1 e essere rimasti in 10, l'intelligenza sta nel non andare a prendere più gol, perché può essere sì una sconfitta, ma farla passare da una sconfitta dolorosissima a una sconfitta che sicuramente avrebbe dato fastidio ugualmente. E questo l'abbiamo compromesso anche per alcuni atteggiamenti. Però la fortuna del calcio, la fortuna della vita è che ti dà la possibilità di, dopo un fallimento, dopo una partita negativa, di poterti rifare e di far capire che questo può essere stato solo un caso come atteggiamento e come modo di fare. Pastore, il romanista. Buongiorno. Di recente lei ha definito la sua squadra malata. Fra Bergamo e Firenze è sembrata agonizzante e addirittura svuotata di testa. Ma malata, c'è qualcosa a cui aggrapparsi da qui a fine stagione? Ma credo che, io non ho detto che sia malata, che non è guarita, il che è differente totalmente, perché le risposte che aveva dato nelle partite precedenti erano state nettamente positive e di grande crescita. Però cadevamo sempre in alcuni momenti della partita dove mancavamo nella continuità, nel reggere la gestione di determinate gare. Sì, hai detto proprio bene, è stato agonizzante, ma non per forza si deve morire. Ci si può anche salvare e ritornare ad essere vitali sotto tutti i punti di vista. Purtroppo capisco che c'è grande depressione, però nella vita esiste questo, esiste il calcio, esiste in tutti quelli che sono gli altri lavori, la forza sta nel ribaltarla. Però in questo momento noi siamo incudine, dobbiamo subire, star zitti e cercare di tornare a essere poi martello nel modo giusto, ma con prima di tutto con gli atteggiamenti e le prestazioni.
Zucchelli, Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Un anno fa di questi tempi lei era, sembrava un blocco, con la sua squadra veramente un blocco unitissimo, non era andato via Dzeko, lei si era esposto facendolo giocare sempre nonostante fosse al centro di una trattativa, e poi questo si è visto nella seconda parte di stagione che ha fatto la Roma lo scorso anno. Quindi le chiedo adesso, lei insieme alla sua squadra si sente ancora completamente un blocco unito? Beh, sicuramente dobbiamo migliorare in tante altre cose, però c'è la voglia e il desiderio da parte dei ragazzi di potersi rifare. Guarda, mi sento sinceramente un po' sempre il ragionamento, lo riporto anche un po' nella vita comune e tutto il resto. Un po' un papà che in certi momenti a questa squadra magari non ha dato i consigli giusti o perlomeno non è riuscito a toccare le corde giuste, ma in tanti altri casi c'è riuscita. Sono dell'idea che dobbiamo ritrovare assolutamente questa unità di intenti e nelle difficoltà, ed è quello che a me dispiace più di tutti, non dobbiamo disunirci, il contrario. E siccome ci siamo ricaduti, è successo prima di Bologna un tempo col Chievo e poi Bologna, è successo con prima di andare a giocare a Plzen a Cagliari da 2-0 a 2-2, è risuccesso Bergamo 0-3-0, 3-3 e la conseguente partita di Coppa. Ci siamo sempre un po' ricaduti e questo ci deve far riflettere perché non accada più. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Quando le cose non vanno bene si cercano sempre, si cerca di analizzare sempre il colpevole o i colpevoli o comunque i responsabili. Lo fate voi, lo facciamo noi. Lei aveva detto che avrebbe fatto dopo Firenze delle valutazioni. Le volevo chiedere intanto che valutazioni poi in realtà avesse fatto e se c'è in questo momento una colpa principale che si addebita in un momento di, chiamiamolo, crisi. A differenza tra me, diciamo, e voi, che voi fate il vostro lavoro, io faccio il mio, più che trovare le colpe devo trovare le soluzioni. E questa è una grande differenza. Voi potete scrivere e giudicare, magari in maniera corretta o sbagliata o in maniera ingiusta, ma questo mi interessa relativamente. Io invece devo trovare le soluzioni e credo che in questo momento bisogna essere ancora più uniti, ed è un concetto che ho espresso alla nostra squadra, di essere ancora più sinceri in quella che è la comunicazione generale, perché spesso quando c'è un libro che dice che quando si va a comunicare ci deve essere lealtà tra le parti, credo che qui dentro sia difficile. Ma dentro il mio spogliatoio deve essere, è la cosa più importante di tutti. E a volte sono meno i discorsi fisici, tattici, di un giocatore che ha giocato, ma un discorso un po' in generale di squadra e di unità di intenti. E questo noi lo dobbiamo poi dimostrare e riportare sul campo per far ricambiare nuovamente determinati giudizi. Ma i principali responsabili di tutto ciò non è né l'esterno, siamo noi. Per quello dobbiamo essere noi a rimediare a questo momento difficile. Chesapli, TRT. Buongiorno mister. Sappiamo che contro avversari si gioca a squadra, che sono fondamentali, però alcuni momenti ci sono dei giocatori singolari che possono essere anche fondamentali. Se posso permettere di dire, anche Genghis, uno di questi giocatori, purtroppo sfortunato dopo Torino. Che condizione si trova attualmente e, se posso chiedere, questi giorni magari potrebbe essere utile la sua posizione, il suo modo di essere e giocare? Grazie. Prego. No, gli rispondo su Genghis facendo una premessa, che qua si è sempre, Genghis penso che sia uno degli argomenti meno importanti di tutto del giorno di oggi, e le dico che sta facendo delle cure, non è ancora pronto, al momento che sarà pronto io sarò il primo ad essere felice di poter avere a disposizione tanti calciatori, però sorrido al fatto che oggi mi arriva una lettera magari che Dzeko non deve giocare, come fai a far giocare Dzeko? Domani mi arriva una lettera, ma come fa a far giocare Shaarawy? Dopodomani mi arriva una lettera, ma come fa a far giocare Kolarov? Sorrido al fatto che la gente non capisce che noi abbiamo bisogno di tutti in questa squadra, chi più chi meno, con difetti e qualità. E la capacità è quella che ognuno vicino all'altro riesca a nascondere i difetti del compagno vicino. Questa deve essere la nostra forza. Tornando un po'... Esprimo questo perché lei mi chiede giustamente Turco di Dzeko, magari un altro ha una simpatia per un altro perché non lo fa giocare, ma è un discorso un po' generale, questo che volevo far capire, per quello nelle simpatie e tutte le altre situazioni. Le condizioni si trova? Non lo so, attualmente non sono tanto interessato in questo senso a lui, ma ho altri pensieri, devo essere sincero.
Facciamo l'ultima, lo russo RDS. Buon pomeriggio di Francesco, sono qua giù. Tornando un attimo al discorso delle colpe, delle responsabilità, eccetera, lei è stato molto chiaro, ha chiesto scusa, lo ha fatto anche la società. Di base lei ha detto non mi dimetto, quindi è stato chiarissimo da questo punto di vista. Allora le faccio una domanda molto diretta. Qual è la circostanza ultima che la porterebbe a fare un discorso del genere? Immagino se non sentisse più la vicinanza della squadra, lei la continua a sentire come prima in questo momento? È ovvio che per dimostrare questo, guarda, questa è una domanda che mi avete fatto dopo Bologna, dopo Plzeň, adesso dopo questa, è un po' scontata, però questo è un ambiente pessimistico orientato, ma poi siamo anche noi a riportarlo in questo senso. No, ti rispondo che poi alla fine sono i risultati e le prestazioni che determinano questo, perché poi voi là dietro potete dire quello che volete, o parlate direttamente con i giocatori e riuscite a capire realmente se siamo ancora disuniti e tutti credono ancora a questo, se no si possono fare tanti discorsi e tante chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Ed è giusto che anche perché voi le facciate, perché per parlare 24 ore di calcio come fate se non si dicono tante cose anche un po' campate all'aria? Però chiacchiere stanno a zero, fatti, fatti e fatti, e questi li dobbiamo far noi e in primis io, che sono il responsabile di questa squadra a livello tecnico. Grazie.